la pummarola, che in italiano diventa maschio, il pomodoro. Forse anche per questo c'ha il pisellino. In realtà il pisellino alla fine ce l'ha soltanto nella versione del piennolo, che è questo grappoletto di pomodori che viene messo qui ad essiccare, lo sistemano fuori ai balconi, per esempio. Le massaie assume un colore, un profumo, un sapore straordinari. Certo, non è l'unico tipo di pomodoro che si usa in cucina, come sanno bene le massaie e ovviamente gli chef. Lo so, sembra di essere in Sud America, in una fazenda, tra Messico, Brasile, Colombia, in mezzo a cavalli bellissimi, balle di fieno, selle di cuoio, laso e redini. In realtà il nostro viaggio coast to coast è tra Vesuvio e Campi Flegrei. E io sono proprio qui, alle spalle del Vesuvio, sul Monte Somma, dove c'è stata la colata del 44 in piena Seconda Guerra Mondiale, l'ultima in ordine di tempo, che ha reso ancora più fertile questo territorio, dove nasce il re del Vesuvio, il pomodorino del Piennolo, che però per i napoletani diventa femmina, la regina, Avum Marulella, ro Piennolo. E adesso noi andiamo insieme a scoprire dove nasce questo gioiello, pomodoro. Solo che la produzione mi ha imposto di andarci a cavallo. E detto sinceramente, io a cavallo non ci sono mai andato. Mi hanno detto che me ne daranno uno tranquillo. Speriamo bene. Ma non basta. La produzione mi ha imposto anche di indossare degli abiti di scena per creare l'atmosfera. E allora a questo punto mi cambio per voi. Viaggio continua, coast to coast. Con il mio amico Leo sono venuto a scoprire dove si coltiva il pomodorino del Piennolo, la fattoria del Vesuvio, dove Peppe tutti i giorni con le sue mani coltiva queste piantine. Raccontami un po', Peppe, la pianta del pomodorino del Piennolo. Partiamo proprio dalla storia del pomodorino del Piennolo. Devi sapere che già dal 1850 si parla di questo tesoro. E solo in alcuni comuni viene coltivato questo tipo di pomodoro. In realtà ne sono 5 le varietà. Oggi vedi la patanara, una forma ovale ma sempre pizzuta. Ok. Non c'è bisogno di acqua, è tutto a secco. Cioè mi stai dicendo che questi pomodori crescono senza bisogno di essere innaffiati? Sì, solo con il calore del sole. E chiaramente con la ricchezza della terra vulcanica, visto che siamo sul Vesuvio. Certamente. Inoltre, per far venire un ottimo pomodoro del Piennolo, bisogna mantenere una misura standard. E noi attuiamo la cimatura per fare ciò. Cioè praticamente non fai crescere la piantina troppo in alto. Infatti. E come fai? Questo metodo si chiama la scamuzzatura. Ok, che significa? La cimatura della pianta. Fammi vedere come fai. La cima e il figlio. Però hai lasciato il rametto con i fiori, ho visto. Sì, questo rametto saranno i futuri pomodori. Che poi si chiama del Piennolo, secondo una delle tante leggende, perché le mogli dei pescatori di Torre del Greco, che è proprio qui davanti, intrecciavano, solitamente, le reti dei loro mariti, che però poi quando andavano in mare si portavano ovviamente le reti per pescare. Allora loro, rimaste senza lavoro, cominciarono ad intrecciare alcune piante con tutti i frutti attaccati ancora dei pomodorini del Vesuvio. E da lì sarebbe, secondo la leggenda, nato il pomodorino del Piennolo, che da 2 secoli è sul presepe napoletano.
Al mio amico Leo, che è un buon gustaio come me, che se non si direbbe, assolutamente no, devo chiedere una cosa: ma qual è la ricetta migliore per gustare il pomodorino del Piennolo? Giampa, guarda, è un piatto talmente semplice ma così gustoso che è una cosa eccezionale. Uno spaghetto di Gragnano trafilato al bronzo, poi ci mettiamo il pomodorino del Piennolo, deve essere bello maturo, certo, e una bella foglia di basilico, questo lo colora e lo profuma. Benissimo. Però possiamo anche variare, fare qualcosa di ancora più estivo. Ci togliamo il basilico, ci mettiamo il prezzemolo, lasciamo sempre l'ingrediente principale che è il pomodorino, certo. Poi ci togliamo gli spaghetti, ci mettiamo un bel packero, un mezzo packero sempre di Gragnano. Andiamo giù al granatello, prendiamo uno bello scorfano e ci mangiamo un grande paccaro con lo scorfano e con il pomodorino, una cosa eccezionale. Fantastico. E io conosco un posto speciale a Napoli dove assaggiarlo.